qua della Val Martello. La Val Martello è la valle laterale della Val Menosta, in mezzo al Parco Nazionale del Stelvio, e noi abbiamo qua portato i nostri prodotti, prodotti tipici, prodotti di lavorazione agricola. Noi siamo la Valle delle Fragole e per questo motivo abbiamo anche portato diversi prodotti, come per esempio la marmellata, sciroppi, eccetera. Cioè, la cooperativa è stata fondata nel lontano 1985, ha all'incirca oggi 70 soci e si occupa della commercializzazione dei nostri prodotti, delle nostre fragole e dei piccoli frutti della valle. La produzione soprattutto è limitata, è produzione agricola, cioè i prodotti vengono fatti da una contadina, per esempio qua questi infusi, questi tè o questo sale aromatico, mentre qua abbiamo una collaborazione per l'acquavite e per il liquore. Alla fragola abbiamo una cooperazione con la ditta Pircar di Lana. Qua invece abbiamo un nostro nuovissimo prodotto, questo sarebbe il brûlé alla fragola, cioè una bibita calda che viene soprattutto commercializzato sui nostri mercantini di Natale, per esempio a Merano, a Vipiteno, anche a Bressanone. E abbiamo anche portato la nostra marmellata, la marmellata all'albicocca per esempio, la marmellata al ribes col 72% di frutta, cioè vuol dire più frutta meno zucchero, e questa è anche la filosofia della nostra ditta. Abbiamo anche portato qua la cioccolata, siccome facciamo la cooperazione anche con la ditta Venusti Stilasa, cioè lui prende il miglior cioccolato del mondo, ha ricevuto anche un premio come miglior cioccolato del mondo, e noi lo vendiamo anche con dentro della frutta come albicocca, brugna e anche la fragola. La cioccolata della Svizzera è stata premiata come cioccolato migliore del mondo, e noi poi aggiungiamo la nostra frutta di nostra valle. La frutta proprio più famosa della nostra valle è l'albicocca della Val Venosta, e noi usiamo soprattutto la cioccolata fondente, che come qualità è proprio quella migliore. Facciamo il gelé di frutta tutta diversa, sia la prugna ai ribes, i lamponi, la fragola o l'albicocca. Per queste persone che preferiscono un po' più dolce, abbiamo la gelatina ricoperta soltanto con un pochettino di cioccolata. E adesso siamo quasi arrivati a Natale, facciamo diverse pacchetti da confezioni da regalo con dentro le cose diverse, sempre prodotti anche dai nostri contadini, come ad esempio l'acquavite all'albicocca con dentro la cioccolata e anche la marmellata. Facciamo anche altre cose, ad esempio i biscottini, sempre al tema dell'albicocca. Sono biscotti integrali con la marmellata dentro. O a chi preferisce di andare a camminare un po', abbiamo una cosa proprio perfetta, con dentro i cereali e l'albicocca essiccata, che dà abbastanza forza e non pesa tanto. Il nostro principale mercato di riferimento è quello della nostra provincia, dei nostri dintorni, ma ora abbiamo deciso di andare anche oltre le confini con i nostri prodotti lavorati. Il prodotto fresco è già conosciuto qua nell'Italia del Nord, perché le nostre fragole fresche in estate vengono anche commercializzate qua in Engros e anche nei diversi mercati. Non solo del nord, ma vanno anche giù fino a Roma e anche all'estero, come la Germania o anche l'Austria.
Progetti per il futuro è sicuramente di allargare la nostra comunità del cibo slow food, cioè di fare anche la produzione ancora in una qualità più alta, ma non diventare troppo grande, perché per noi è molto molto importante il prodotto. Non vogliamo un prodotto che è da comprare dappertutto. La qualità è il principio primo.